E dove andiamo? Ti porto in America. Ma addirittura altre 24 ore. Sì, vai, veloce, ma il nostro viaggio è velocissimo perché abbiamo con noi una calabrese americana d'adozione, la bellissima e bravissima Amy Riolo, benvenuta. Una delle autorità più importanti al mondo in materia di culinaria, nominata ambasciatrice, cavaliere dell'Ordine della Stella dal presidente Mattarella, autrice di 18 libri. Giornalista televisiva. Ambasciatrice della dieta mediterranea, ma cosa dobbiamo dire più di te, Romy? Che onore! Amy Riolo. Faccio tutto quello che posso per promuovere la cucina e la cultura italiana, calabrese, mediterranea nel mondo, diciamo. Tu adesso torni, hai detto, sarai durante l'estate sarai in Calabria, sicuramente sì. Sarai circondata da tanto affetto, da tanta, sai come siamo noi calabresi. Ecco, è una cosa... ma dentro di te, proprio dentro di te, qual è la cosa che più ti caratterizza? Qual è, che cosa ti porti di calabresità dentro? Anche se sono molte generazioni i tuoi che vivono in America. Questa è una bellissima domanda e io volevo sempre rispondere. Io sento che porto tutto dentro. Tutto quello è una che calabrese posso. Doc. Magari un po' difficile con la lingua, eccetera, perché il tempo conta, quattro generazioni. Però no, dentro sento molto calabrese. Questo approccio alla vita, l'ospitalità, ecco. L'amore per la famiglia, per la propria terra, per la cultura. Io quando devo lasciare la Calabria, anche se sono là per 3 mesi, io piango tornando negli Stati Uniti. Io abito a Washington, vuol dire non è che sto andando in una zona di guerra, però per me è una trauma. Io sento molto calabrese, sono anche un po', diciamo, resiliente, non voglio dire tosta, però a volte serve nella vita.